Mamma mia, com'era bassa questa. Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi voglio farti vedere uno studio che sto facendo ultimamente sugli intervalli, in questo modo, con la cosiddetta rubrica degli intervalli. Che cos'è la rubrica degli intervalli? Fra poco ve ne parlerò. Intanto, sigla. È una rubrica che io ho comprato in cartoleria qua vicino, dove al posto delle lettere ho messo degli adesivi. Vedete? Blu per gli intervalli ascendenti, rossi per i discendenti. E ad ogni intervallo ho messo dei brani che mi ricordano questo intervallo. Vediamo l'intervallo di quarta, ad esempio. Doxy, Good Bait, L'Aida di Verdi, Maiden Voyage, Down the Dream, Bam Shall Swing the Monk. Bello questo. Insomma, tutta una serie di brani, un elenco di brani che mi ricordano quell'intervallo. Perché? Perché ogni intervallo ovviamente ha un suo suono, ha una sua sonorità specifica. Quindi se noi attraverso un brano associamo quel brano, il tema di quel brano a quell'intervallo, possiamo ricordarci e riconoscere molto più facilmente l'intervallo. E intanto ti invito ad iscriverti al mio canale. Ogni settimana pubblico un nuovo video sul sax, sul jazz. Ad esempio, Bam Shall Swing, per prenderne uno da questo elenco, è un brano che ha l'intervallo di quarta. Dove ce l'ha l'intervallo di quarta? Fra la quinta dell'accordo e la tonica. Do, te, do, te, ri, ra, ra, ri, de, ri, ta. Avete visto che mezzi tecnici potentissimi che ho? Ho questa tastiera. Certo, voi se avete il piano è molto meglio. Comunque, va bene tutto. L'importante è avere uno strumento su cui poter suonare degli accordi. A questo punto, con quest'app estraggo una tonalità a caso. Vediamo che succede. Fa. Suono il Fa qui. Da, do, da. Questo è l'intervallo di quarta. Bo, ba. E poi lo suono sul sassofono, quindi vo fa do dai di da 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 da. Ok, proviamo un'altra tonalità. Si bemolle. Suona il Si bemolle qui. Do da, do da, da 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 da. Ok, nuova tonalità. Vado. Re bemolle. Ecco, questo è un po' più difficile. Allora, suono re bemolle. Da, da. Do ta di di da da di 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 da.
eccetera. Quindi in questo modo possiamo allenare il nostro orecchio a riconoscere gli intervalli ed a suonarli quindi successivamente sullo strumento. Magari facciamo adesso un intervallo un po' più impegnativo. Ad esempio, ecco il tritono. Vediamo un po' cosa ho scritto. Quindi l'intervallo di come si dice? Di quarta aumentata. Walking di Miles Davis. Ok. Allora, vediamo che tonalità esce. Re bemolle. Va, vai, da. Quindi. Yes, va, vai, da. Prima lo canto. Pipu, do, do, vai, da. Jabu, do, do, vai, da. Eccetera. Ok, altra tonalità. Dai. La bemolle. Vado con l'accordo. Allora. Na, bene. Do, da, da. Do, de, do, do, fai, da. Così via. Proviamo adesso un altro intervallo, l'intervallo di sesta maggiore. Vediamo così, vi faccio vedere quello che ho scritto. Allora, l'autofocus non è molto pronto, ecco. Allora, ho scritto Chopin il notturno numero 2, bellissimo. All blues, take the A train. Ok, quindi questo è l'intervallo di sesta maggiore. Vediamo che tonalità esce. Mi bemolle. Mi bemolle. Do di. Do di do di da da.
Quindi. Bene. Da di do di dan dan. Non so se c'è qualche pianista classico che sta seguendo, probabilmente non saranno proprio queste le note della partitura pianistica. Questo è come ricordo io il tema. Comunque non è importante, l'importante è suonare quello che abbiamo in mente. Comunque il tema, grosso modo, è questo. Cambiamo tonalità. Sol. Sol. Allora. Bo vim do di dan dan. Bo dim do di dan dan. Allora. Eccetera. Ovviamente potete farlo su tantissimi intervalli ascendenti, discendenti in tutte le tonalità. È ovvio che questo è semplicemente uno spunto. Questo esercizio può essere semplicissimo o diventare veramente complessissimo. E fammi sapere se ti è piaciuta questa idea, se hai anche tu dei suggerimenti da darmi per studiare gli intervalli. Ci vediamo, al prossimo vlog. Ciao!